Allora, sì, questo ThinkPad X1 nano si meritava un intro diverso dal solito e si meritava anche di aspettare una giornata finalmente di bel tempo per potervi parlare di lui all'aperto. Perché quando fate un portatile che pesa poco più di 900 grammi, così sottile compatto, beh, vuol dire che lo userete in mobilità e quindi confinarlo dentro quattro mura non ha molto senso. Eh, ma non era questo in realtà che mi preoccupava di questa macchina, ero un po' preoccupato dal fatto che di solito quando un'azienda insegue un obiettivo come quello appunto del sottile e leggero, lo fa spesso a scapito di qualcos'altro. Le performance, perché magari scegli un processore particolarmente energivolo, perché non ti puoi permettere grandi sistemi di raffreddamento, o l'autonomia, perché appunto per non appesantirlo metti una batteria eh, di poco conto, con poca capacità, insomma qualche compromesso dal punto di vista proprio della resa del portatile spesso c'è. Ma non è il suo caso. Devo dire che mi ha davvero stupito questo X1 Nano che nonostante sia nano, il più sottile e il più leggero dei ThinkPad, è davvero un ThinkPad a tutti gli effetti, tanto che quasi quasi lo preferisco ai fratelli maggiori ad esclusione di un dettaglio che ammetto mi ha deluso e che non mi aspettavo. Riavvolgiamo il tutto e partiamo dall'inizio, da lui, dallo schermo che forse riuscite a vedere anche con questa bella luce solare perché ha comunque un'alta luminosità sono 450 nit reali anche secondo il nostro colorimetro 13 pollici in 16 decimi quindi un pochino più alto e va bene perché privilegia il lavoro 2160x1350 pixel che è una buona risoluzione si vede, eh, è piacevole su uno schermo del genere di queste dimensioni vi assicura un lettering veramente ben definito vi assicura anche un comfort visuale buono per chi debba leggere a lungo su un portatile, appunto come questo, con uno schermo che poi non è particolarmente grande. 100% dello spettro è sRGB, c'è anche una buona calibrazione di fabbrica, in generale è un pannello che mi è davvero piaciuto e anche grazie a questa finitura opaca risulta leggibile all'aperto. Eh, l'unico, diciamo, difetto, l'unico limite può essere che non ha il touchscreen, che non è una di quelle cose essenziali, è semplicemente un plus che quando hai alla fin fine non mi dispiace. Qui non c'è anche perché, comunque, avere avuto la copertura in vetro voleva dire alzare il peso complessivo e qui, beh, appunto, dicevo prima che. Quando insegue un obiettivo soprattutto quello del peso e delle dimensioni, qualche rinuncia ci deve essere. Non è comunque, secondo me, una grave rinuncia anche perché la finitura opaca lo rende leggibilissimo appunto anche in situazioni difficili. Come avete già visto, si piega a 180 gradi, ma non di più, rimane la solita certificazione di qualità della costruzione dei ThinkPad che quindi vengono come tutti gli altri modelli testati secondo rigorosi standard militari e quindi anche lui sì è resistente come tutti i suoi fratelli maggiori e come loro è un vero magnete per le impronte. Questa bellissima scocca che al tocco è davvero molto piacevole, molto più del classico magari freddo metallo alla MacBook, però trattiene le impronte con una facilità veramente veramente mostruosa speravo che col passare del tempo Lenovo fosse riuscita a mitigare un pochino questo effetto ma vedo che non è cambiato assolutamente nulla abbiamo due Thunderbolt 4 sul lato sinistro assieme al jack audio mentre sul lato destro abbiamo l'uscita per la ventola che prende aria da sotto e la butta qua dal lato e poi sul retro c'è una sorpresina chiamato slot sim perché questo portatile appunto, ha anche delle versioni tra le quali questa con connessione attività di rete mobile LTE o 5G che arriverà il mese prossimo. Le porte sono poche ma vanno bene in un portatile così sottile, hanno più senso qui che non sui nuovi MacBook per dire che sono comunque più spessi e che non hanno da far posto per la ventola lateralmente. Diciamo che come in tutti i portatili con due sole USB-C ci vorrà per forza di cose in molti casi un dongle, ma è un compromesso che su una macchina del genere secondo me è Possiamo accettare, diciamo, senza troppe lamentele. Ecco. La tastiera, primo acchito, è quella dei ThinkPad, ma è lei che invece mi ha un po' deluso. È ovviamente un pochino più piccola. Eh, I tasti normali, quelli sulle lettere, sono stati ridotti di appena un millimetro. Ma i tasti speciali, poi AltGR, Stamp, li vedete, sono tutti particolarmente più soffocati. Ma non è nemmeno quello il problema. Il problema che ho riscontrato è un problema di rollover, eh, che secondo me c'era in realtà in parte anche sui vecchi ThinkPad. Ho chiesto conferma al mio amico Riccardo Palombo, che ha anche lui in prova questo X1 Nano e mi ha confermato intanto che anche il suo modello fa lo stesso comportamento che ora vi descriverò e però che lui non si ricordava di averlo sperimentato sui precedenti ThinkPad. Qual è il discorso del rollover? Cioè che se voi premete contemporaneamente tre tasti, per esempio ZXC, questi vengono riconosciuti correttamente. Quando vi spostate però intorno al trackpoint, il rollover da tre tasti scende a due. Vuol dire che solo due tasti premuti contemporaneamente vengono riconosciuti, e questo vale anche se andate a premere, per esempio, la barra spaziatrice. Ora voi direte: come mai ci fai tutte queste minate sul rollover? Perché chi scrive veloce spesso preme due o anche tre tasti così ravvicinati che, se non vengono interpretati correttamente, qualche cosa vi perdete. E infatti, io spesso scrivendo qualcosa lo perdo per strada. Può essere uno spazio tra due parole che quindi mi vengono attaccate, può essere una lettera. Fatto sta che mi sono dovuto un po' riabituare a scrivere veloce, scandendo meglio i tasti, perché comunque su alcuni, quelli più periferici, avevo un rollore più elevato, su quelli centrali, meno, appunto. E questo fatto, questa non uniformità, comunque vi porta a dover un attimino ripensare a tutto lo stile di scrittura per evitare appunto di commettere errori. È un po' un peccato questa cosa, onestamente. Io ricordo di aver sperimentato appunto una cosa del genere anche su altri ThinkPad, ma non non così vistosa come questo e non è così comune i portatili gaming solitamente sono quelli che hanno, si dice l'enki rollover, potete schiacciare tutto e viene riconosciuto tutto quanto questo non c'è magari sui portatili tradizionali ma due soli tasti sono, sono pochi. Se siete soliti scrivere veloce, ve ne accorgerete, anche voi perderete qualcosa. Oltre a questo, poi c'è il solito discorso di FN e Control che sono invertiti: nel senso che Control, secondo me, deve stare al posto di FN. Ma questa cosa la potete cambiare dal BIOS. Vi rimane il problema, fra virgolette, che sono scambiati i nomi dei tasti. però quantomeno potete avere, potete avere Control al posto di FN ed FN al posto di Control. Peccato, insomma, perché a me la tastiera di ThinkPad è sempre piaciuta, ma qui questo discorso del rollover. Unito al fatto eh, che è tutta più piccolina e con meno feedback rispetto a quelle dei fratelli maggiori, eh, me l'ha fatta scadere. Devo dire, tanto è diventata una tastiera ordinaria, laddove invece, secondo me, quelle dei ThinkPad finora erano sopra l'ordinario. E un po' in un certo senso la stessa cosa succede al touchpad, perché di suo è sempre stato già un po' sacrificato dalla presenza dei tasti per il click per il track point ma poi qui essendo appunto ancora più piccola la scocca per il touchpad rimane poco spazio e l'area cliccabile è ancora meno perché è praticamente solo la metà inferiore quindi sì c'è diciamo proprio giusto lo spazio che serve qui ci sarebbe stato benissimo un trackpad come quello di apple dove quantomeno potevi cliccare ovunque senza porti alcun problema perché con uno spazio così esiguo appunto sarebbe stato senz'altro più gradito a fianco poi vedete che c'è un lettore di impronte digitali ma c'è anche il riconoscimento del volto che tra l'altro eh, ha anche la possibilità di andare ad oscurare la webcam in modo che ovviamente non funzioni né il riconoscimento del volto né la webcam ma è un segno appunto di attenzione alla privacy Sm metodi di sblocco biometrico che funzionano entrambi benissimo l'unica cosa che può mettere in crisi un po' il riconoscimento del volto è una giornata come questa se siete all'aperto in pieno contatto Luce, qualche problemino a riconoscervi correttamente, potrebbe esserci. Nessun problema perché il lettore di impronte è veramente istantaneo Ma veniamo, appunto, alle performance. Qui all'interno c'è la versione con i 7 60G7 sarebbero i Tiger Lake serie Y, quelli con TDP tra 7 e 15 watt, accompagnato da 16 GB di RAM. Sono quindi diciamo, i Tiger Lake più lenti, io finora avevo provato soltanto la serie U, anche se con i Tiger Lake in Intel ha abbandonato questa dicitura, ma è giusto per quelli di voi che ne avessero familiarità per farvi capire eh, di che cosa stiamo parlando. E Lenovo però ha sfruttato questo i7 in maniera davvero molto intelligente. Ci sono quattro stati energetici che potete andare a regolare agendo proprio sulla relativa iconcina della batteria, partendo dal massimo risparmio energetico, che porta il PL1 a 5 W e il PL2 a 10 W. Per chi non avesse familiarità, il PL1 è eh, quanta potenza può assorbire a regime, mentre il PL2 è quella che può assorbire per brevi periodi. Quindi solitamente il PL2 è più elevato, per magari una trentina di secondi, per fare qualche cosa nel quale avete bisogno della massima potenza, ma poi a regime vi assestate su valori più bassi. Allora dicevo, si parte dal minimo con PL1 di 5 e PL2 di 10 che è quello da usare proprio diciamo in situazioni disperate, si sale poi con PL1 di 7,5 watt e PL2 sempre di 10, poi ancora passiamo al terzo valore con PL1 di 15 watt e PL2 di 20, che sarebbe in un certo senso la piena potenza di questo processore che vi dicevo ha un TDP di 7,15 15 watt, no? E poi però c'è la modalità massime prestazioni che arriva fino a 40 watt sia di PL1 che di PL2 e li mantiene li mantiene davvero a lungo tanto che anche in uno stress test con AIDA ci sono volute ore per vedere il PL1 scendere un po' ed in ogni caso comunque anche se avevamo frequenze del processore che scendevano sotto il base clock perché era uno stato di stress completo del sistema comunque non c'era eh, uno stress tale da mandarlo in crisi il notebook è sempre stato usabile, non è mai andato in crash, non ha mai accusato appunto problemi di stabilità in generale e con le massime performance si raggiungono delle prestazioni che in pratica rivaleggiano con gli 7 di serie U. Anche nel gaming, perché qui abbiamo una GPU Intel XE con 96 unità di elaborazione al pari di quelle appunto dei fascia alta di serie U è un pochino più ridotto il clock. Fatto sta che potete giocare ad un overwatch in Full HD con dettagli medi e con un frame rate abbastanza tranquillamente intorno ai 60 fps, il che per una macchina del genere, tra l'altro con un livello di rumorosità della ventola eh, abbastanza basso, è tutto dire insomma. GTA 5 a massima risoluzione gira intorno ai 30 fps con dettagli piuttosto alti, quindi anche lì insomma c'è spazio per un po' di gaming. In una macchina che fino a qualche tempo fa non ci avrebbe nemmeno pensato a farvi giocare. E per quanto riguarda per esempio anche il video editing, nel solito test che faccio su Premiere ho avuto giusto due minuti in più di tempo di rendering per il filmato di test che utilizzo rispetto agli 7 Serie U. Che sono in fin dei conti pochi. Non è ovviamente la macchina consigliata a chi voglia fare del video rendering il suo mestiere, ma già sul photo editing se la cava benissimo. Anche grazie allo schermo che, comunque, come vi dicevo prima, è ad alta risoluzione, ben calibrato, eccetera, ma anche a livello di performance siamo comunque su livelli molto soddisfacenti per un uso di Photoshop e Lightroom. Attenzione però ad una cosa, che come vi dicevo ci sono questi. Quattro stati energetici che poi diventano tre quando siete collegati all'alimentazione, e c'è una notevole differenza, poi anche di resa, tra uno e l'altro. Se nelle massime performance non sentite la differenza rispetto a processori, appunto anche di calibro superiore, andando a scendere in quelle di livello inferiore, beh, lì le differenze diventano percepibili. Per esempio un rapido confronto. Sulle tre velocità disponibili quando siete collegati all'alimentatore sul PC Mark 10 vi fa vedere come tra i due valori più alti non ci sia una grossissima differenza, mentre quando vado in quello più basso il punteggio schizza decisamente a ribasso. Per fortuna il software di Lenovo può far sì che si scelga lui in automatico bene o male qual è la modalità migliore a seconda del tipo di utilizzo che state facendo, perderete magari qualcosina un po' in termini di autonomia, ma avrete sempre comunque un sistema abbastanza scattante a seconda del carico, senza dovervi preoccupare voi di spostare continuamente questo slider per cercare di ottimizzare manualmente performance e autonomia. Tanto più che comunque l'autonomia in generale è buona. Eh, lavorandoci, quindi soprattutto con navigazione, tanta scrittura, tanta chat, faccio circa l'11% di batteria l'ora, il che vuol dire che comunque 9 ore le porto a casa. Anche lavorando un po' più intensamente, comunque 7-8 ore le ho sempre fatte. Ovviamente, se poi vi mettete lì a fare rendering o altre operazioni. Eh, lunghe e insistenti la batteria calerà inesorabilmente. Ma questo è per dire che, nell'uso medio, la giornata lavorativa con una macchina del genere la coprirete. E con un uso particolarmente leggero e attento potrete andare anche oltre le 9-10 ore di autonomia, che per un portatile da 900 grammi sono decisamente soddisfacenti la nota dolente ulteriore è il prezzo ma questo è un portatile aziendale un portatile che Lenovo presenta con prezzi IVA esclusa proprio perché è destinato al professionista, quello magari con partita IVA o comunque all'azienda che lo acquisti per i suoi dipendenti per chi abbia spiccate esigenze di mobilità ma non voglia rinunciare a performance e soddisfazione generali che la serie ThinkPad da sempre regalano, si parte quindi intorno praticamente ai 2000 euro IVA sul sito italiano in questo momento c'è solo il modello con i5, attenzione però perché in quel caso calano le unità di elaborazione della GPU quindi quello che vi ho detto non è necessariamente valido per il modello con i5 dovrebbe arrivare appunto anche quello con i7 che ho qui in prova il prezzo è ovviamente appunto elevato, è inutile stare a sottolinearlo non è un portatile per tutti in tutti i sensi ma non è nemmeno facile trovare un portatile da 900 grammi con queste performance e con questa autonomia peccato davvero per quella tastiera perché poteva essere un altro portatile perfetto e se non avete capito questo riferimento vi lascio un link qua sopra che dovrebbe chiarire tutto io mi fermo qua perché vi ho già detto tantissime cose ma c'è altro da raccontare su questo ThinkPad X1 Nano e quindi vi raccomando di leggere la recensione che trovate su smartworld.it così come vi raccomando se vi fosse piaciuto questo video un po' diverso dal solito di fare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina almeno saprete quando pubblicheremo qualcosa di nuovo da parte mia come sempre un saluto e alla prossima